Tra gli anni 80 e 90 i piccoli editori hanno agito da esploratori. Oggi devono trasformarsi in editori di sensibilità, ha scritto Antonio Monaco, presidente Piccoli Editori di AIE, in uno degli ultimi rapporti sullo stato della piccola e media editoria italiana. Un consiglio preso alla lettera da Teo Papapietro, titolare della casa editrice Magister, attiva nella città di Matera dal 1993 e trasformato in Mission. 24 anni di impegno spesi per far comprendere, come più volte ribadito da Papa Pietro, che è giusto narrare le meraviglie della natura perché non di pane soltanto vivrà l'uomo. Un percorso che, partendo dalla libertà interiore, giunge a quella esteriore con una serie di riflessioni meditative e spirituali, percorsi di trekking, osservazioni e ricerche storiche. 4 gli ambiti tematici dai quali traggono ispirazione i libri pubblicati dalla casa editrice materana. Lucanamente, che raccoglie lavori di storia, narrativa turistica e biografia dei luoghi o personaggi della Basilicata. Psicologicamente, che offre contributi sulla filosofia della mente. Scolasticamente, invece, dà spazio a quaderni di studio, narrative e saggi utilizzati nelle scuole. E teologicamente, che raccoglie libri dai contenuti cristiani, ecumenici, interreligiosi e riformati. Un percorso costruito con attenzione, alimentato da continui confronti e soprattutto condito con tanta passione e messo in vetrina anche a Torino al Salone del Libro. Come tutte le cose che si fanno con passione si hanno sempre dei grossi risultati. I risultati più belli sono quelli che riceviamo dalla gente che sta visitando la Fiera di Torino e che accanto al nostro libro può, ha la possibilità di scegliere altri libri ma prende il nostro, per cui la passione vince sempre. Nei 4 giorni presso Lingotto sono stati presentati diversi libri e tra questi 2 lavori: Conoscere Matera, itinerari nei sassi nella città antica di Nicola d'Imperio Francesco Giase e Matera, immagini del tempo di Peter Streb e Roberto Mutti. 2 lavori interpretativi dell'antica città di Sassi. Il primo, come spiegano i nostri microfoni 2 autori di Imperio e Giase, realizzato con la testa, il cuore e le gambe e che ha l'obiettivo di accompagnare per mano non il turista mordi e fuggi, ma il visitatore pronto a soffermarsi sui particolari, a scoprire angoli suggestivi, a interpretare emotivamente i 13 itinerari proposti. È un libro che prende per mano il visitatore, non il turista, cioè il visitatore che è la persona che vuole conoscere la città, che vuole approfondire la conoscenza della città. E poi quindi noi la prendiamo per mano questa persona conducendola per le stradine dei sassi, facendogli vedere quello che non avrebbe mai visto se non avesse avuto questo libro. Le foto, in questo caso le immagini, aiutano, sono una sorta di descrizione di questa guida analogica, in controtendenza con le guide tecnologiche, che descrivono il percorso e aiutano il visitatore a compierlo in quelle stradine anche abbastanza articolate e labirintiche. Alla potenza evocativa delle immagini in bianco e nero il compito di narrare Matera. Con Matera, immagini del tempo, come ci conferma il giornalista e critico fotografico Roberto Mutti, autore della prefazione del volume, Peter Strebel, nato in Svizzera e vissuto in Finlandia, ci racconta con un gioco di luci, contrasti e profondità una terra del passato che vive nel presente e si proietta nel futuro. Il lavoro è realizzato in bianco e nero e in questo modo, rispetto al colore che descrive molto, scatena più aspetti emotivi, perché giocando soltanto sul bianco e nero, ha giocato quindi sul pieno e sul vuoto, sulla luce e su dove arriva la luce in modo più deciso e dove arriva in modo più morbido, creando un percorso che mi è piaciuto chiamare labirintico, perché nel labirinto, non in quello vero evidentemente, ci si perde volentieri e quindi è anche bello non trovare subito una via d'uscita, perché è bello soffermarsi sui luoghi. I saloni del libro, luoghi del sapere, dove incrementare il piacere intellettuale ed emotivo del leggere, occasioni di incontro e confronto vissuti dagli editori lucani con grande interesse.
Noi della Basilicata stiamo facendo un percorso di crescita straordinario, grazie al Consiglio regionale stiamo varcando dei territori che fino a Roma erano nazionali, Torino una vetrina internazionale, quindi indubbiamente il modo di fare impresa, il sostegno delle istituzioni, il modo di mettersi in discussione, di rivolgersi a dei professionisti del ramo è sicuramente un'impresa culturale, editoriale che sta portando dei risultati. Definire il più possibile la personalità del marchio, mettendo a punto struttura, linea editoriale, ma anche osare, sperimentare, riportare alla conoscenza personalità che hanno dedicato la propria vita professionale ad un'attività, dando lustro alla terra in cui è nato. Una filosofia lavorativa che Teo Papapietro vive quotidianamente, come dimostra il libro Gerardo Guerriere, un palcoscenico pieno di sogni, a cura di Selene Guerrieri, presentata a Torino. Il libro, pensato per i lettori appassionati di teatro, che include testimonianze di studiosi, amici e le bellissime lettere e riflessioni dello stesso Guerrieri e dei suoi interlocutori, fra cui Giorgio Albertazzi, Edoardo De Filippo, Vittorio Gassman, Arthur Miller, è diventato un testo di studio già in 3 corsi di laurea. Guerrieri come un vulcano in continua eruzione, un amante del teatro ma non solo. Non solo, accidenti, è stato un fondatore di collane con Paolo Grassi, all'Einaudi ha fondato la collana di teatro, è stato un traduttore enorme, magnifico, è stato uno studioso, ha partecipato a convegni, eccetera. È stato un collaboratore della radio che ha aiutato ad aprire i confini, eccetera. È dunque un uomo poliedrico, è stato uno sceneggiatore, appunto ha preso un nastro d'argento per Ladri di biciclette, lo storico film di De Sica, quindi voglio dire è un uomo la cui attività ha enormemente aperto in Italia nel dopoguerra gli orizzonti che erano prima della guerra sicuramente molto più angusti. Lui era una personalità davvero, come ha detto poco fa Fausto Malcovati, unica nel panorama italiano culturale del Novecento e andava conosciuta come persona, come padre, era meraviglioso, ci ascoltava, era disponibile, era pronto a cercare di capire quello che volevamo noi ed era pronto ad insegnarci anche tramite le lettere che sono state forse il primo strumento che ho trovato e che mi ha permesso di scrivere questo libro, che sono magnifiche anche perché raccontava anche quello che faceva dal punto di vista del suo lavoro in maniera chiara. Lui aveva una scrittura chiara, semplice, meravigliosa. A parere del presidente piccolo editore di AIA, Antonio Monaco, ogni editore deve tratteggiare il suo format proponendo, oltre ai libri, stile di vita e buone pratiche. È l'unico modo per avere un proprio pubblico. Un tempo bastava proporre un catalogo e preoccuparsi della distribuzione. Il lettore ti veniva a cercare. Oggi l'unico modo per contare è tenere viva la comunità di persone che si riconoscono in un progetto. E il progetto di Papapietro è contribuire a creare un futuro migliore, proponendo spunti di riflessione su tematiche di grande attualità, quale quello della scuola, che nella società attuale deve porsi insieme alle famiglie come un osservatorio importante per cogliere i bisogni, le risorse e le difficoltà delle nuove generazioni. Il libro Riflessione oltre i confini, stare empaticamente insieme, scuola-famiglia, a cura di Rosaria Cancelliere, Maria Cristina Sant'Andrea ed Elisa Bernardi, presentato presso lo stand Lucano al Salone del Libro a Torino, ha fornito questa occasione. L'andare a stabilire delle regole che siano conformi tra scuola e famiglia vuol dire rendere dare al ragazzo quelle condizioni di equilibrio e di stabilità che gli permetteranno di vivere e di soprattutto svilupparsi in modo sano e equilibrato. Simili iniziative, ha sottolineato il consigliere Mario Palese intervenendo alla presentazione, contribuiscono ad accendere i riflettori su tematiche importanti e di prospettiva, quale il rapporto scuola-famiglia, un binomio straordinario che va rafforzato e valorizzato. Un binomio straordinario, direi fondativo per la società attuale e quella che verrà. Un binomio sul quale il Consiglio regionale non si è tirato indietro, provando a presentare 2 proposte di legge. La prima sulla psicologia scolastica, ormai prossima ad un'approvazione definitiva. D'altro canto,
C'è una seconda norma, sempre a mia firma, assieme al consigliere Achille Spada, che riguarda la lotta al bullismo e al cyberbullismo. Peraltro, pochi giorni fa, è diventata anche norma nazionale, una norma che spinge alla prevenzione, alla diffusione di informazioni corrette sui comportamenti da tenere a scuola, ma non solo. Anche questa rappresenta un secondo assetto normativo, anche questo approvato in commissione di merito e di futura breve approvazione in commissione finanziaria, che consentirà in qualche misura a mettere la Basilicata su un piano avanzatissimo dei diritti e del rapporto scuola-famiglia e a venire incontro anche a quelle che sono le esigenze di cui parliamo oggi qui a Torino, in una bellissima manifestazione molto partecipata e che dà valore a quello che fanno gli editori e il Consiglio regionale per l'economia della cultura in Basilicata.